Benvenuti in un nuovo video. Finalmente questo video che mi chiedete da tantissimo e che anche io non vedevo l'ora di fare, ovvero l'home tour della mia casa, di cui conoscete già qualcosa perché tanti mesi fa, praticamente quasi un anno fa, ho pubblicato il video del progetto della trasformazione che vi lascio linkato qui se non l'avete ancora visto. E insieme a quello trovate anche una playlist dove ci sono tutti i video di questo genere, quindi sia progetto trasformazione che home tour. Penso di non dover dire altro, mettetevi comodi, prendetevi un ghiacciolo o qualcosa di fresco e questo video può cominciare. Partiamo subito dall'ingresso. Come vedete, questo ingresso molto ampio porta da un lato alla cucina, da un lato alla zona notte e ovviamente dall'altro lato alla sala. Abbiamo deciso di tenere questo spazio perché poteva essere sfruttato e infatti dopo qualche mese siamo riusciti a far montare questa libreria che ha la particolarità di avere questo ripiano, come dire, a ponte, così da far passare comunque luce ed avere l'effetto poi anche dalla sala dei vari oggetti. Non lo sovraccaricheremo perché è meglio così. Poi per ora la libreria è abbastanza vuota, quindi non dobbiamo metterci libri, in futuro vedremo. Da questa parte è libreria ancora abbastanza vuota, però col tempo si riempirà, per cui abbiamo messo anche un po' di soprammobili, potranno avere una funzione. Di qua abbiamo sempre libreria e sempre collegata alla libreria c'è questo mobile che è un armadio, l'armadio per i cappotti e le giacche. Si apre premendo, e qui abbiamo una serie di giacche, i caschi, le sciarpe, ancora un po' di cose invernali. E da quest'altra parte altre giacche e quella parte che andava nascosta ma tenuta comunque accessibile, quindi è stata la soluzione migliore. All'ingresso abbiamo fatto mettere queste mensole che comunque possono essere sfruttate in più modi. E devo dire che mi piacciono un sacco. Come potete vedere ci sono diverse piante. Io vorrei mantenere il pollice verde che c'è, diciamo, in mia mamma e che io spero di aver ereditato. Quindi qui abbiamo dei potus che sono facilissimi perché non hanno bisogno di grandi cure e anche qui dove non c'è particolare luce loro crescono benissimo. Qua vedete un mobiletto che in realtà non era voluto, però lo avevamo in cantina. Effettivamente qua ci sta bene, per ora lo teniamo. Anche perché questi due cassetti sono molto funzionali, perché sono pieni di tutte quelle cose che è meglio nascondere, tipo chiavi, scontrini, penne, matite, qualsiasi cosa. Qua per ora abbiamo delle piante, vedete un po' di disordine, ma insomma, preferisco farvi vedere la casa nelle condizioni reali in cui si trova la maggior parte del tempo. Questa parete che vedete vuota, mio grande desiderio è quello di metterci uno specchio. C'è chi ci dice che lo specchio all'ingresso fa molto anni 60, boh, non lo so, a me l'idea di avere uno specchio molto grande in cui grazie a tutto questo spazio posso vedermi la mattina non mi dispiace. Quindi siamo alla ricerca di uno specchio, se avete dei consigli dateceli. Alla mia sinistra c'è la cucina. La cucina ha questa porta a vetro che permette alla luce di passare e quindi di mantenere la luminosità, che è il punto forte di questa casa, ma che separa gli spazi comunque quando si cucina e si fanno odori. Questa cucina ve l'ho già mostrata interamente nei dettagli in un video che vi linkerò, ma vi volevo far vedere solo le aggiunte da quel video. Ci sono questi tre quadri a tema frutta che richiamano un po' i colori e che sono molto semplici, minimal, mi piacciono, ma magari col tempo li cambieremo. E qui sono cambiate nel tempo le piantine, il mobiletto c'era già, ma adesso che è più stagione, diciamo primaverile estiva, abbiamo voluto mettere piante aromatiche. Per ora stanno abbastanza sopravvivendo, tranne la menta che verrà presto eliminata e trapianteremo la mia amata patata che vi ho già mostrato più volte, che veramente ha dato un sacco di soddisfazione e penso sia l'ora di piantarla. Di qua si passa ad uno dei balconi della casa che è utilizzato per più scopi, ma non per starci. Spostiamoci nella parte più bella secondo me della casa, ovvero il salotto. Abbiamo la fortuna di avere questo salotto veramente grande, che è poi la parte che viviamo di più, quindi abbiamo deciso di renderla meglio che potevamo. A parere di Luca è ancora vuota, a me sinceramente piace molto, però so che col tempo troveremo il modo comunque di renderla sempre più nostra e personalizzata. Questo tavolo è un regalo, per fortuna,
perché altrimenti avremmo dovuto trovare un tavolo degno di questo spazio. Non mi convinceva il colore, ma in realtà in fin dei conti ci sta molto bene ed è allungabile, quindi perfetto quando facciamo cene in tanti. Le sedie sono state un acquisto fatto da internet, quindi senza mai provarle e vederle, ma siamo molto soddisfatti. A me piace tantissimo sia il colore, la forma e devo dire che sono veramente comode, quindi ottimo acquisto. In tutto ne abbiamo prese 6, volendo aggiungiamo sedie pieghevoli che teniamo di là. Ora pure qui vedete cose, perché essendo così grandi ne mangiamo solo in questa zona e lì purtroppo finisce che si accumulano cose. Da questa parte c'è la zona del soggiorno, dove per un periodo abbiamo avuto il divano provvisorio che avevamo in casa vecchia, che ci stava molto bene per il colore, però era piccolo. Ora abbiamo questo divano molto grande, sempre lo stesso colore, un grigio chiaro tendente all'azzurrino, questi cuscini sempre un po' in tinta, che in realtà non usiamo molto perché li togliamo ogni volta, però ci stanno. E questo divano abbastanza grande, al massimo pensavamo di aggiungere un puff e magari una poltrona, ci penseremo, ma per ora è più che sufficiente. E di qua abbiamo ovviamente la zona con la TV. Questo mobile è un semplicissimo IKEA, io l'ho voluto basso perché quello alto mi dava l'idea di ingombrare troppo, però è stato un errore, devo dire, perché quando vogliamo vedere la TV dal tavolo, cioè di mezzo divano, la TV è un po' troppo bassa e quindi non si vede. Però quando cambieremo la TV, perché il desiderio di Luca è avere una grande TV, probabilmente non ci sarà più il problema. Anche qui vedete delle piante, diciamo che per quelle più in vista sto cercando di trovare sempre i coprivasi, perché effettivamente sono un po' brutti i vasi originali. Sono fiera di quelli che ho trovato, però ancora ne devo trovare, quindi se avete da consigliare negozi, siti dove comprarli, ben accetto il consiglio. Questo in realtà è il nostro porta coperte che avevamo anche in casa vecchia, ora le coperte sono sul letto quindi è vuoto, ma lo usiamo come poggiapiedi. Qua c'è un altro mobiletto che avevamo, che è molto utile perché ci sono le casse e un po' nascosti i vari cavi con wifi, modem e tutto, e anche qui una pianta. Qui c'è una delle prime decorazioni, ovvero ultime, però uniche di questa stanza, perché questa parete ci sembrava adatta. Sono 3 poster, ovviamente tutti i riferimenti, i link dove ho preso varie cose ve li lascio in descrizione. Questi in particolare anche sono stati presi da mio padre a una mostra e con 3 semplici cornici, secondo me come colori e come forme stanno davvero bene. Quella è una delle applique che avevamo scelto in origine, molto bella secondo me, che illumina questa stanza. Come illuminazione abbiamo una seconda click, vi farò vedere l'effetto col buio, e qui abbiamo un'altra lampada che spostiamo spesso, non abbiamo ancora deciso dove metterla definitivamente, però qua per ora ci sta, si accende così e il principio è che illumini questo angolo, che anche qui è stato un po' improvvisato, avevamo questo tavolino, ci sembrava della giusta dimensione per creare una specie di zona studio dove ogni tanto ci mettiamo col computer, infatti qua c'è ancora qualcosa, una foto, e come seduta una gimbal che è un nuovo acquisto, ma secondo me utilizzarla come sedia è top, poi magari la utilizzerò anche per esercizi e cose. Questo angolo mi piace un sacco e per ora lo terremo. Tende che abbiamo messo dopo parecchio, devo dire, però sono di un tessuto comunque di cotone abbastanza trasparente per far passare luce. E qui alle mie spalle c'è l'altro piccolo balcone, ma non ve lo mostro perché non c'è granché. L'altra unica particolarità di questa stanza è questa nicchia, che per ora abbiamo riempito solo con piante. La nostra monstera, che spero che col tempo diventi gigante come quella della mia mamma. E qui un altro regalo ricevuto da poco. Passiamo ora alla zona notte. Come vedete c'è una porta ovviamente che separa e entrando troviamo questo corridoio dove c'è un'altra delle stampe uguali a quelle della sala. Visto che l'avevamo qua ci stava bene, l'abbiamo voluta mettere. E si arriva in questo corridoio che dà su 2 bagni, su una delle camere, alle mie spalle l'altra. Quindi partendo dai bagni, fortunatamente in questa casa c'era lo spazio per farne 2, quindi abbiamo cercato di fare 2 bagni funzionali e con tutto quello che potevamo volere. Per un tempo abbiamo usato insieme lo stesso bagno, adesso abbiamo deciso, visto che sono 2, di usare ognuno il suo. In futuro vedremo come suddividerli. Primo bagno è il bagno che io chiamo sui toni dell'azzurro, infatti vedrete le mattonelle sono uguali, cambia il colore. Questo bagno sui blu e sugli azzurri è quello che io chiamerei principale, che usiamo di più perché la doccia ha tutti effetti utilizzabile. Si apre così, è un doccione grande e comodo. Qui c'è un'orchidea, giusto perché le piante non mancano mai. Il nostro bel lavandino è questo specchio che ha al suo interno la luce. E
poi vabbè, ovviamente il resto dei sanitari e questa bellissima porta che porta sul balcone, quello della cucina. È comoda anche per, non so, portare fuori le cose sporche d'inverno o comunque per far aleggiare. Come porta asciugamani, anche questa è stata una prova, ma poi ci è piaciuta e l'abbiamo mantenuta. Non è ancorato al muro ed è una scaletta dell'IKEA che noi abbiamo adibito a porta asciugamani. E insomma, per ora non ci sono troppe cose, io preferirei che rimanesse così. Ancora dobbiamo trovare il modo di appendere in doccia il porta saponi. Qua dietro la porta invece abbiamo dovuto bucare per forza per appendere i due accappatoi. Io non volevo fare buchi, ma qualche buco andava fatto. Cambio di outfit perché è cambiato il giorno, ma la casa in teoria è sempre uguale perché sono passati pochi giorni. Siamo al secondo bagno, che io chiamo bagno dei verdi, perché rispetto all'altro ha le tonalità appunto del verde ed è in teoria il mio bagno. In questo momento è vuoto perché stiamo ospitando una persona e quindi l'abbiamo reso il bagno degli ospiti. Io in questo momento sto usando l'altro, però appunto solitamente è il mio bagno. E come potete vedere si entra e c'è un antibagno dove c'è la zona lavatrice, che potrebbe in futuro avere anche lo spazio per una asciugatrice perché ci sono gli agganci, per ora no. Quindi diciamo che qui abbiamo messo tutti un po' i detersivi, le ceste utili. Qua c'è anche l'asse da stiro e in teoria, volendo, quando è chiuso c'è anche lo stendino. La particolarità che però vi avevo già mostrato nell'altro video è che questa parte del bagno è ancora di parquet, fino al punto in cui inizia invece il grass. Quindi questo bagno, come potete vedere, anche lui è vuoto perché lo spazio basta, nel senso che questo mobile è abbastanza grande per contenere tutto. Un po' di disordine, devo fare un po' di, diciamo, distribuzione più ordinata delle cose, me lo prometto da un po'. Però questi due cassetti sono sufficientemente grandi per contenere tutto il necessario. Adoro questo lavandino perché sia la forma che il colore sono molto originali. C'è chi ha criticato questo rubinetto perché ad esempio per lavarsi la faccia non è l'ideale, ma io ho imparato, me la lavo stando a fianco e non l'ho mai preso in faccia. Qui cerco di tenere proprio meno oggetti possibili, non voglio tutte le classiche bottigliette, saponi, cose. E lo specchio si illumina anche lui così. La maschera da bagno per ora non l'abbiamo mai usata, è già predisposto per avere la doccia, il tutto, ma ovviamente finché qua non metteremo un vetro, che è tra le ultime cose che ci mancano, non lo useremo. Lì c'è questa nicchia che in futuro ovviamente sarà dedicata a appoggiare i vari saponi. Qua mi piace un sacco l'angolino piantine. Qua arriva luce per ora, ma secondo me anche in futuro quando lo useremo potranno rimanere qui queste piante. Da questo lato invece potete vedere un quadro che ci hanno dato i miei genitori, che avevo quando ero piccola nella casa dove abitavo, e secondo me comunque con i colori ci sta, a me piace molto. E la nicchia lassù in teoria la vorremmo riempire di potus, per ora non ne abbiamo ancora abbastanza, però in futuro l'idea è quella. Si esce e mancano solo le due camere da letto più lo sgabuzzino, quindi direi che iniziamo dalla camera alle mie spalle, che è la nostra camera. Si arriva da questo, come dire, altro corridoio dove abbiamo fatto questa parete. Questo muro teoricamente sarebbe meglio non bucarlo perché dietro, come dire, fino a un certo punto c'è la porta scorrevole. Quindi la soluzione è stata quella di attaccare queste stampe che avevamo già in casa vecchia e abbiamo ampliato aggiungendo altri viaggi, e la caratteristica è che si possono staccare, sono fatte con la calamita. Noi sul muro abbiamo dovuto incollare solo la parte appunto di calamita, e questo è bello perché si reggono meglio e si possono scambiare appunto, quindi ogni tanto le cambiamo, quando vengono i nostri amici ce le scambiano tutte, le mettono storte e vabbè. E sono appunto i nostri viaggi di cui vi ho parlato già molte volte. Andiamo in camera. La nostra camera è la più piccola della casa, ma è comunque giusta per una camera matrimoniale. L'avete sicuramente già vista in alcuni videoclip così. E questo letto è il famoso letto di IKEA a contenitore, che è molto utile perché non avendo lo spazio in questa stanza per altri mobili come armadio o cassettiere, diciamo, ci serviva avere dello spazio in più. Facciamo che ve la faccio vedere.
abbiamo messo vari contenitori sempre IKEA che tornano utili, alcuni hanno appunto magari cose più invernali ma ancora sono abbastanza vuoti, i nostri trolley, i vari tappetini e comunque di spazio ce n'è ancora veramente tantissimo, quindi questo è stato un acquisto fantastico. Noi ci troviamo bene, un letto comodo, è alto un pochino forse ma ci si abitua. La spalliera in aggiunta l'abbiamo scelta sempre da IKEA e secondo me è bella, ha anche la possibilità di avere quei tre comodini inclusi, così ognuno di noi ha la sua lampadina per leggere, un piano diciamo per il libro più il caricatore per il telefono e vabbè quel piano che uso poco. Qui vedete una cassettiera che ci è stata donata da una zia e che ci sta bene anche se è antica, il resto della casa è moderna, un po' come il discorso all'ingresso, a me non dispiace, e questi cassetti sono utili per la parte più di biancheria. Anche questa camera manca ancora una cosa per renderla diciamo ideale per come la vorrei, magari qualche altro quadro, però per ora questa palette pensavamo di riempirla con uno specchio, in modo comunque da avere anche camera uno specchio, che ovviamente non mi permette di vedermi intera, però secondo me qui rettangolare bello grande sarebbe molto bene. Volendo, io che ho il desiderio, ve l'ho detto, di uno specchio intero, avevo pensato a quest'angolo, però boh, è un po' un'idea così, quindi anche lì datemi il vostro parere, se secondo voi uno specchio magari lungo e stretto qui per vedersi interi ci possa stare o meno. Per finire i dettagli di questa camera, abbiamo su questa parete due applique che sono diciamo dello stesso marchio di quelle della sala ma con una forma diversa, anche di queste vi metto diciamo il link o comunque il nome, e sono dipinte, essendo di gesso, della stessa tonalità dell'unica parete dipinta di questa camera che poi vi faccio vedere. Questo è il lato finestra, c'è una piccola stampa che avevamo in casa vecchia di Milano che mi piace molto, e le tende le volevamo bianche di cotone fatte bene che facessero passare comunque la luce, e queste vanno più che bene. Magari ecco in futuro qui potremmo mettere un qualcosa o per delle piante o per poggiare i vestiti, però l'idea era di non riempire gli oggetti su cui si possono poggiare i vestiti, quindi dal lato di Luca gliel'ho concesso, però è l'unico punto. Questo perché abbiamo fortunatamente una bellissima cabina armadio, infatti il punto è in questa stanza non ci stavano armadi, però ovviamente c'è un motivo, e questa cabina armadio è stata ricavata dallo sgabuzzino più l'aggiunta di questo angolo come vi ho spiegato nel video del progetto, e la cabina armadio siamo riusciti a farla con dei mobili IKEA senza doverla fare su misura. Ovviamente su misura sarebbe venuta perfetta, però non ci lamentiamo, siamo molto soddisfatti del risultato. Abbiamo scelto semplicemente mobili con solo i piani, senza cassetti, ante, cose del genere, in modo che poi ognuno si gestisce la sua parte. C'è ovviamente una parte con gli appendini per le camicie, gli abiti, così, e per il resto direi che a tutto. E da questa parte ora ci sono sopra un po' di vestiti, capita, però di solito non dovrebbe succedere. Abbiamo il nostro cesto della roba sporca e qui un appendino IKEA sempre rimediato che avevamo voi in cantina, che qua ci sta bene. E la porta scorrevole famosa che vi dicevo è molto bella perché è dello stesso diciamo materiale del muro, quindi in teoria si dovrebbe confondere, così come quest'altra porta che in realtà è una vera porta, però è sempre il concetto di essere a filo e dello stesso appunto materiale un po' grezzo del muro, in modo che da chiusa dà questo bello effetto, effettivamente molto bella. E qui dentro abbiamo lo sgabuzzino che è molto grande, e anche questo per ora è ancora ordinato perché siamo riusciti a mettere questo mobile IKEA che era la nostra vecchia dispensa, a cui abbiamo aggiunto moduli, nel senso che IKEA ha moduli sia in altezza che come dire in lunghezza varie, e quindi l'abbiamo composta per adattarla il più possibile a questo spazio, e questo essendo uno sgabuzzino ha un po' di tutto, anche la zona scarpiera più vabbè ovviamente tutto quello che si tiene uno sgabuzzino. Laggiù ci sono delle sedie sempre IKEA pieghevoli, sempre utili come vi dicevo per quando magari abbiamo ospiti. Manca l'ultima camera che, lo premetto, ve la faccio vedere perché è la camera di cui sono più fiera in termini di luminosità e grandezza, e perché promette per il futuro di diventare una bella camera, me lo immagino, in realtà non l'ho mai immaginata, ma anzi adesso magari mi darete dei consigli. In questo momento è camera degli ospiti, quando non è camera degli ospiti è un po' una camera dove teniamo lo stendino con i vestiti, dove io faccio i miei esercizi quando voglio allenarmi a casa, torna comunque utile perché prima di tutto è grande come vi ho detto, e perché è diventata un po' la camera dove abbiamo messo quei mobili
che sono ancora in buono stato, non ci va di regalare, buttare, dare via, e quindi hanno trovato, diciamo, la loro casa qui, ma sono provvisori, come la Billy che avevamo in casa vecchia, le due Billy, che ovviamente sono un po' vuote, ma per ora comunque contengono cose che magari non so ancora dove mettere esattamente, quindi per ora qua male non fanno. Sgabello il mio angolo palestra, appunto, che ora non sto più tanto usando, ma torna sempre comodo. Qui c'è un'altra libreria che ha un po' lo stesso scopo di quell'altra. Ora lo vedete pieno di vestiti perché, come vi ho detto, stiamo ospitando una persona. Infatti questo che vedete aperto è il nostro famoso divano, che ormai conoscete perché è sempre lui, dalla casa vecchia, nella casa nuova, di questo che gioca a me, che ci va da morire, che era solo troppo piccolo e comunque un po' scomodo e vecchio per essere il divano principale di questa casa. Essendo un divano letto l'abbiamo tenuto e infatti torna comodissimo quando dobbiamo ospitare qualcuno, e quindi per ora lo teniamo. Da questo lato non è interessante, come vi ho detto c'è quasi sempre uno stendino pieno di panni da asciugare, essendo che questa casa, non ve l'ho detto, ma ha il riscaldamento a pavimento. Infatti non avete visto caloriferi perché il riscaldamento viene dal pavimento. Quest'inverno ci siamo trovati bene, i panni si asciugano, quindi li teniamo qua. Ora è estate, però comunque il concetto vale. E basta, qua sono sempre cose che non dovrebbero essere qua, ma prima o poi daremo via, che sono una TV e vabbè, un altro appendino, questa lampada che in realtà tornerà utile. Questo perché, lo potete immaginare da soli, questa sarà la camera futura del bimbo che nascerà e magari dei suoi fratellini, essendo molto grande. Mancano un po' di mesi, però se volete darmi delle idee per fare una cameretta, le accetto volentieri. È molto grande, quindi magari solo una angolo, però in futuro appunto potrà essere una bella camera. Le lampade ancora ci mancano, ci sono solo le lampadine, ma ora ci penseremo. Arrivati a questo punto non posso che ringraziarvi se siete arrivati fino alla fine di questo video. Come sempre aspetto i vostri commenti con suggerimenti, il vostro like se il video vi è piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Sicuramente in futuro ci sarà il video della famosa cameretta, però intanto eccoci. Tenevo a mostrarvi questa casa oggi che vedete questo video. Siamo a un anno esatto, quindi ci è voluto comunque un anno per arrivare ad averla in questo stato. C'è ancora tanto da fare, però per ora noi siamo più che soddisfatti. Io vi ringrazio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.